Un dialogo tra l'arte italiana e quella iraniana, e questo è lo scopo di una mostra inaugurata l'altro ieri a San Donato Valcomino. Ma qui siamo alla 15ª edizione di una iniziativa che vede Anna Cautilli protagonista in questa città di San Donato Valcomino da molti anni per l'arte contemporanea. Quest'anno l'idea è quella di un grande artista come Bijan Bassiri, l'altro anno è stato Kunellis. Io curo questa mostra proprio perché vogliamo sostenere i giovani artisti di due paesi come l'Iran e l'Italia con questo neologismo Iralia, che per noi è un non luogo, il non luogo dell'arte, l'unica, come dire, terra franca dove si possa esprimere liberamente tutte le proprie emozioni, le proprie creazioni. Sono artisti che nel tempo sono rimasti, diciamo, interlocutori con me, diciamo, anche con una differenza di età, e ho stima per il loro lavoro e penso che la generazione più, diciamo, vecchia o più grande, se ha la possibilità di dare una mano e dare delle aperture, quella cosa la deve fare, e questa volta è toccata a me e ho segnalato quelli che pensavo che meritassero questa segnalazione. I più grandi quotidiani italiani scrivono tutti i giorni su questa mostra, su questo appuntamento che ogni anno si ripete nel mese di agosto. Credo che è un appuntamento, ripeto, quest'anno importante perché è un rapporto con un paese che è importante nello scacchiere della politica internazionale, è importante per gli equilibri geopolitici e, come dire, anche un ponte di collegamento con una cultura diversa dalla nostra.
Thank you.
inauguriamo questa 16ª edizione della mostra internazionale di arte contemporanea, che viene curata da Anna Gaudini con molta maestria. Ormai ha messo su ogni anno su mostre che hanno una valenza internazionale, grazie anche all'apporto scientifico e culturale del professor Corà, illustre critico d'arte italiano, che è un po' il deus ex machina di questa organizzazione. Insieme a Anna riescono a portare qui i migliori e i maggiori artisti dell'arte contemporanea internazionale. Quest'anno è di particolare significato, che va al di là dell'arte in sé, perché, da come dice il nome, è un ponte tra l'Italia e l'Iran, questa nazione importante dello scacchiere geopolitico internazionale, un paese che rappresenta un mondo diverso, una cultura diversa, una realtà diversa da quella del nostro mondo occidentale. Quindi il confronto di artisti, la collaborazione tra questi artisti può essere anche, dovrebbe essere l'auspicio per una maggiore collaborazione tra il mondo occidentale e il mondo del Medio Oriente, dove ci sono stati negli ultimi decenni, nell'ultimo ventennio, sicuramente forme di contrasto, di guerre, di grandi contraddizioni politiche, culturali, umanitarie fra queste due realtà. Quindi, come vedete, anche qui a San Donato, una piccola realtà, un piccolo paese, è riuscito ad ottenere quell'ambizione di diventare un punto importante della discussione, del panorama della critica d'arte internazionale. Ormai siamo abituati, grazie all'impegno del professor Corà, a conoscere i lavori di artisti di tutto il mondo, dal mondo occidentale, dagli Stati Uniti, dal Sud America, dalla Cina, dalla Russia, dal Giappone, adesso quest'anno dall'Iran. Credo che sia ormai assume una valenza veramente che va di là, e non per nulla ogni giorno i maggiori quotidiani nazionali scrivono di questa mostra, una mostra appunto che non ha soltanto più una valenza territoriale, non pensavo proprio a San Donato, ma neanche a livello regionale, ma ha assunto appunto una dimensione a carattere nazionale nel momento in cui questi giornali si occupano di questa mostra. Una mostra che viene visitata da tantissime persone, residenti e non a San Donato, persone che vengono da fuori, che vengono da tutta Italia. Ogni anno abbiamo un riscontro di un appuntamento fisso nel mondo degli amanti dell'arte contemporanea, un'arte difficile anche da interpretare, perché è molto più facile porsi di fronte al soggetto più espressivo, dove c'è una valutazione di natura più conforme a quelli che sono i canoni estetici medi, ma per noi profani è più difficile la narrazione di un quadro che presenta un'espressione, rappresenta tutto ciò che il pittore, che l'artista esprime nel suo io con l'arte contemporanea. Però grazie anche quest'arte siamo arrivati ad avere una conoscenza di discreto livello, diciamolo così, quindi siamo in grado, anche noi che siamo profani dell'argomento, siamo in grado di distinguere un'opera che dà una tentazione, un'opera che risponde a questo canone, tra virgolette, estetico della bellezza rispetto ad altre opere. Io non voglio andare oltre, questa è la 16ª edizione, io ringrazio Anna per il suo impegno, un impegno quotidiano, che lei è impegnativo. Appena chiude l'edizione in corso, già comincia a pensare a quella del prossimo anno, ed è un lavoro vero, perché mettere insieme artisti di questo livello è un lavoro che ci vuole, è un lavoro continuo in 365 giorni, altrimenti non si arriva al fondamento del lavoro con questo livello qualitativo. Devo dire anche che quest'anno abbiamo avuto meno motivi di discussione, è stato più tranquillo, perché un anno abbiamo sempre motivi di discussione, e questo sia foriero, è il mio auspicio che l'anno prossimo vada ancora meglio con una mostra di questo livello. Quindi già, come dire, grazie Anna per il 2012, appuntamento già per il 2012. Grazie. Ma mi tocca, come dire, anche a me dire due parole. Innanzitutto mi unisco al saluto e ringraziamento del sindaco ad Anna Cautilli, che è la vera Deus ex machina, lei è la Dea ex machina dell'iniziativa, che quest'anno porta però un ideatore, no? Io ho curato la mostra, ma anche l'altro anno, vi ricorderete, era qui il maestro Cunellis aveva fatto lui le scelte, ma quest'anno diciamo, l'incarico l'ho avuto l'artista Bician Bassini, che è qui, che mi ha per tutto coadiuvato nella preparazione di questo evento.
l'evento che porta questo nome, Iralia. Iralia è un neologismo, è un non luogo, non esiste, esiste solo nella mente, diciamo, degli artisti e nostra che l'abbiamo coadiuvati nel loro lavoro, cioè è il luogo dove si può esprimere liberamente ogni tensione emotiva, intellettuale e culturale, quindi è il luogo franco, no? Il luogo che l'arte ritaglia per se stessa, dato che tutto il resto, diciamo, tutto il resto dei luoghi sono già connotati politicamente, economicamente, scientificamente, a tutti i livelli. Dunque c'è questo luogo del pensiero, il luogo dell'immaginario, ecco perché si chiama così, e naturalmente è taciuto, ma è chiaro che si tratta di un luogo tra due paesi, come dicevo, tra l'Iran e l'Italia. Ora l'Iran, forse molti di noi la conoscono poco, questa nazione, questo paese, ma è l'antica Persia, cioè è un paese che ha più storia di quanta non ne abbia il mondo latino, cioè nasce ancora prima di noi e ha alle spalle una tradizione immensa dal punto di vista artistico, non so, basta pensare a Persepoli, basta pensare ad Isfahan, basta pensare a grandi civiltà che hanno abitato quelle terre, quei luoghi, e io credo che questa cultura non si sia mai interrotta. Oggi in Persia e in Iran esistono artisti, grandi artisti, grandi, diciamo, registi, pittori, musicisti, insomma la vita continua, poi le relazioni politiche tra i paesi sono quello che sono, lo sappiamo benissimo, e anche i governi, come dire, cambiano, però la cultura invece continua. La cultura è un filo rosso, la cultura riguarda il popolo, la cultura riguarda la parte migliore di tutti noi, indiscriminatamente, non faccio nessuna, non ho nessuna intenzione di fare differenze. Ecco, quest'anno i giovani che abbiamo individuato si presenteranno da soli, noi non descriveremo queste opere, però sono molto, diciamo, contrariamente a quello che si può pensare, diceva giustamente il sindaco, l'arte contemporanea è complicata. Non lo è se piano piano ci dotiamo noi, no, del lessico necessario per interpretarla. Vedete, qui stasera c'è presente una persona per me molto importante, oltre al maestro Bassili e agli artisti, e si chiama Enver Aziomeros Faic. Questo signore qui è il direttore del centro nuovo culturale, museale, artistico della città di Sarajevo, Ars Evi, lui l'artefice di questo grande progetto. È un progetto di grande respiro al quale ha dato un contributo dal punto di vista tecnico e architettonico Renzo Piano, è stato disegnato da lui quello che sarà il futuro museo di Sarajevo, Ars Evi. Questo progetto conta già una collezione che supera i 130-140 grandi lavori, opere, e adesso sia la comunità europea, sia l'UNESCO, sia tanti altri enti, compreso quello, diciamo, che riguarda l'Italia, cioè il Ministero degli Esteri, e altre città italiane, da Milano a Venezia, da Prato a Roma e così via, hanno sempre seguito questo progetto e dato un contributo alla nascita di questo museo che avverrà in questi prossimi anni, di cui, ecco, questo signore è l'artefice primo e massimo. Poi io darò proprio un momento la parola a lui, perché lui rivolga un saluto a tutti voi. Allora, ci troviamo a San Donato Val di Comino. Secondo me i luoghi dove avvengono gli eventi sono i luoghi centrali, sono i luoghi centrali, non esiste un centro nel mondo, esistono infiniti centri. Questo è un centro, perché qui convergono ormai da 16 edizioni, grazie a questa infaticabile donna, gli artisti, e quindi questo è un luogo, diciamo, a cui si tornerà e si tornerà sempre più spesso. Ringrazio il sindaco per la sensibilità mostrata fino ad oggi, l'ospitalità e la disponibilità a realizzare questo evento. Do la parola a sono veramente felice di essere stasera con voi. Già due decenni lavoriamo insieme, il professor Bruno Corà, artista Tishan Basiri, è una grande rete dei direttori del Museo d'Arte Contemporanea Europei, anche più grandi artisti del mondo, per formare una collezione che diventa patrimonio della città di Sarajevo e trova il suo spazio nel Museo Ars Evi che il vostro architetto Renzo Piano ha progettato.
Così è diventata una delle più importanti collezioni e ora stiamo entrando nella fase finale di questo progetto. Così questo anno si fanno 2012 progetti esecutivi, l'anno prossimo sarà all'avvio della costruzione e 2014 inaugurazione. Ma è importante che queste date sono date che ci ricordano sulle cose brutte della storia di Europa. Questo anno 2012 sono due decennie dell'assedio della città di Sarajevo, invece 14 è centenario della prima guerra mondiale e noi tutti insieme vogliamo che Museo Arsevi, come ha intitolato Bruno Cura, diventa un simbolo di nuova Europa a Sarajevo, di chiudere un secolo delle guerre e animosità e andare verso un bel futuro. Quando io ho chiesto l'incontro con Bruno e Dishan per parlare di questa collaborazione nella fase finale, questo triennio, loro mi hanno detto: Enver, vieni, nel questo paese c'è una bellissima mostra, c'è un bellissimo incontro delle energie positive. Io ringrazio la signora Anna, ringrazio il signor Sindaco e a tutti voi. Nel frattempo è arrivata anche Elia, che ha collaborato attivamente al catalogo e alla mostra con gli artisti, e io credo che se adesso Bijan Bassini vuole solo darvi un saluto è il momento di farlo. Vorrei invitarvi a vedere la mostra, sì. Anche dovete essere molto severi nel giudizio. Prego, grazie.